ancora seduto in sotto e che ci reggeranno. Quindi io prego. Oggi però i tempi sono cambiati, gli eroi stimati e i mafiosi carcerati. L'esame si sta preparando già. Oggi in Italia c'è una rete di cooperative, un marchio, che vuol dire proprio liberare le terre, ma vuol dire soprattutto liberare le persone, perché dove c'è una presenza criminale e una presenza mafiosa, la gente non è libera. Nel 1948 Placido Rizzotto veniva ucciso per aver condotto delle occupazioni su alcune terre intorno a Corleone. Molte di quelle terre negli anni successivi sono state confiscate e adesso sono quelle dove noi lavoriamo. Noi sentiamo talmente forte questo legame tra resistenza e lotta alla mafia e lotta per la terra che abbiamo intitolato a Placido Rizzotto la prima cooperativa Libera Terra nata 10 anni fa. Dieci anni fa la mafia vedeva prima tolti i beni sequestrati sotto forma di terra e poi per la prima volta utilizzati da terzi, da cooperatori che pretendevano di lavorare su queste terre. La prima reazione è stata di creare isolamento in paese nei confronti delle cooperative e in qualche occasione anche di intimidire, di dare il messaggio: il vostro lavoro qui non è gradito e non deve andare avanti. Persone che non volevano prima venire a lavorare perché si spaventavano a venire a calpestare questi terreni di mafiosi, ora chiedono come si fa ad entrare nella cooperativa.